ben ritrovati al TG 2000. La forza morale del Papa impressionante ci spinge tutti a non ripiegarci su noi stessi e a guardare avanti. Parole dell'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della segreteria di Stato, che ai nostri microfoni commenta le vicende giudiziarie che in questi ultimi giorni hanno scosso il Vaticano. Colleghiamoci allora subito con Piazza San Pietro, dove c'è per noi il nostro Federico Plotti. Buonasera Federico. Buonasera Letizia, buonasera a tutti qui da Piazza San Pietro. Allora, come ricordavi tu in apertura di collegamento, continuiamo a parlare della bufera giudiziaria che sta travolgendo il Vaticano in questi giorni, con la nuova fuga di notizie e di documenti riservati inerenti a questioni economiche, finiti in inchieste giornalistiche che poi hanno riempito le pagine di due libri in particolari di imminente uscita. Ieri padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, che ha definito i due libri una sorta di raccolta alla rinfusa di documenti che non rendono merito, non rendono ragione al coraggio del Papa, ha detto che la Santa Sede gestirà questa vicenda con serenità, scusate, ma anche con trasparenza, tentando di far luce, se ce ne sarà bisogno, su alcuni aspetti dell'amministrazione del patrimonio economico della sede apostolica. Anche di questo Cristiana Caricato ne ha parlato con Monsignor Angelo Becciu, sostituto della segreteria di Stato Vaticana. Allora ascoltiamo la sua intervista. Monsignor Becciu, ci troviamo di fronte ad un nuovo Vatilix? Abbiamo scoperto le persone che pare abbiano diffuso dei documenti riservati e abbiamo fiducia che si possa chiudere con questi due. Comunque le indagini sono ancora in corso e nello stesso tempo si è usata la mano pesante perché sia di lezione ad altri che gli venisse in mente una simile, ripeto, permetto di dire, balordaggine. Come è stata vissuta tutta questa vicenda dentro il Vaticano? È chiaro, con sofferenza, con rammarico e sconcerto, perché è difficile accettare che soprattutto un prete si possa macchiare di un simile delitto. Come ha reagito il Papa al clamore che ha suscitato questa vicenda dentro e fuori il Vaticano? Il Papa ha sofferto, non possiamo negarlo, gli è dispiaciuto. Però il Papa ha una grande forza delle risorse morali che sono di lezione per noi. Bisogna andare avanti. Cosa c'è di vero in tutto quello che viene scritto? Dunque, sugli eccessi della curia, se qualcuno ha esagerato, dovrà pure correggersi e ridimensionarsi. Poi parlano degli appartamenti cardinalizi, grandiosi e così via, ma su questo non dobbiamo essere populisti. Sono appartamenti anzitutto che rimangono alle persone finché dura la sua funzione. Una volta terminato passa ad un altro. Sono appartamenti che sono ereditati dalla storia, non sono per niente funzionali, sono grandi, sì, però che facciamo? Li distruggiamo tutti e facciamo di nuovo altri appartamenti? Dove? Dobbiamo uscire fuori Roma? Ma questo sarebbe povertà? Non sarebbe spendere ancora più soldi? In questi giorni anche la notizia di un'altra indagine, di un altro filone di indagine su segnalazione dell'AIF. Sì, questo è un segno della trasparenza che il Papa ha voluto. E voglio precisare pure, quel che pubblicano i due libri non è altro che il lavoro fatto per volontà del Papa per cercare di rendere più funzionale, se volete più trasparente, tutta l'amministrazione della Santa Sede. Quindi sono cose che già sapevamo, indicano volontà del Papa di riorganizzare tutto il sistema finanziario della Santa Sede. C'è il tentativo comunque attraverso questi due libri di disegnare una Chiesa attraversata da intrighi, da cordate? No, io non le vedo tutti questi intrighi di corte, sono passati quei tempi, non li vedo.
tristezza e preoccupazione per le crescenti discriminazioni e persecuzioni subite da tanti cristiani in diverse parti del mondo. Questi sentimenti del Papa espressi in un messaggio inviato al Global Christian Forum terminato ieri a Tirana. Siamo in Albania, non siamo indifferenti, ha scritto il Pontefice, alle sofferenze di tanti nostri fratelli che sono testimoni di Cristo, talvolta fino all'effusione del sangue. Adesso cambiamo argomento e vi parliamo della consueta messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta. Il cristiano include, non chiude le porte a nessuno, anche se questo provoca resistenze. Queste alcune delle parole pronunciate da Papa Francesco nella bellissima omelia di questa mattina, parole che adesso ascoltiamo insieme e subito dopo la linea può tornare allo studio. L'atteggiamento dei romani, ai quali Paolo ammonisce da non giudicare e a discludere, l'atteggiamento degli scribi e dei farisei è lo stesso, escludono. Noi siamo i perfetti, noi seguiamo la legge, questi sono peccatori, sono pubblicani. E l'atteggiamento di Gesù è includere, cioè le due strade della vita, la strada dell'esclusione delle persone dalla nostra comunità e la strada dell'inclusione. La prima può essere piccola, ma è la radice di tutte le guerre, tutte le calamità, tutte le guerre incominciano con un'esclusione. Si escludono dalla comunità internazionale, ma anche nelle famiglie, fra amici, quante lite. E la strada che ci fa vedere Gesù e ci insegna Gesù è tutt'altra, è contraria all'altra, includere. E a proposito della intervista a Monsignor Becciu, vi ricordiamo che potete vedere l'integrale, la versione integrale dell'intervista sul nostro sito tg2000.it. Ed ora parliamo dell'aereo russo precipitato nella penisola del Sinai, un disastro nel quale sono morte 224 persone. Secondo i servizi americani si tratta di un attentato, sarebbe stata una bomba piazzata a bordo del velivolo. Misura precauzionale, molte compagnie hanno sospeso i voli da e per Sharm el Sheikh. Sentiamo Maurizio Dischino. La Russia comincia a seppellire i suoi morti del disastro aereo del 31 ottobre scorso sulla penisola del Sinai, in Egitto. 224 le persone che non hanno avuto scampo nell'esplosione di uno dei motori dell'Airbus della Metrojet. L'aereo era appena decollato dalla località turistica Sharm el Sheikh. Gran Bretagna e Stati Uniti sospettano che il velivolo russo sia stato distrutto da una bomba piazzata a bordo dall'ISIS o da un gruppo affiliato. Tra l'altro i jihadisti hanno nuovamente rivendicato l'abbattimento dell'aereo attraverso un nuovo messaggio audio che invita ad analizzare le scatole nere. La Russia più cauta sostiene che nessuna ipotesi può essere esclusa. L'Egitto invece, temendo un crollo del flusso dei turisti, sostiene che non è stato un atto terroristico ma un incidente. Nel frattempo Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi e Ucraina hanno deciso di sospendere tutti i voli per Sharm el Sheikh. Anche le compagnie aeree EasyJet e Lufthansa, come misura precauzionale, hanno deciso di cancellare tutti i voli di andata e ritorno da Sharm, dove restano bloccati 20.000 turisti britannici. A Malpensa in serata sarebbero dovuti rientrare 180 passeggeri italiani, ma anche loro sono stati bloccati nella località turistica egiziana. EasyJet e Lufthansa ancora non sanno quando riprendere i collegamenti con Sharm. Per quanto riguarda l'Italia, il Ministero degli Esteri ha fatto sapere che i voli italiani non sono stati interrotti e consiglia ai viaggiatori di consultare il sito internet Viaggiare Sicuri e di registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it.
La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco Gianni Alemanno nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. Le accuse contestate sono la corruzione e l'illecito finanziamento. Questa mattina nell'aula bunker di Rebibbia ha preso il via il processo. Sentiamo Leonardo Possati. Questo è un processo prima di tutto mediatico. Pensate che il procuratore della Repubblica pensò bene di anticipare ad un convegno del PD l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare. Pensate che, e lo sapete anche questo, che Massimo Carminati viene arrestato alle ore 16:30, alle 19:30 tutti i telegiornali danno il filmato del suo arresto. Sarà anche un processo mediatico, la mafia a Roma non esiste come sostengono gli imputati e i loro avvocati, ma le intercettazioni, quelle sì, esistono. Buzzi, che ha il telefono con Franco Figurelli della segreteria di Mirko Coratti del PD, parla di Roma come di una mucca che se non mangia non può essere munta. C'è Carminati che al suo braccio destro, Riccardo Brugia, spiega la teoria del mondo di mezzo. Ci sono, dice l'ex NAR, i vivi sopra, i morti sotto e noi nel mezzo. Quello al via oggi è il processo a chi per anni ha gestito e sfruttato Roma, corrompendo pubblici funzionari, amministratori di società ed esponenti politici. Una organizzazione guidata dall'ex NAR Massimo Carminati, pronto a parlare e a difendersi, e dal capo della cooperativa 29 giugno, Salvatore Buzzi, definito dal Tribunale del Riesame un personaggio dalla totale assenza di scrupoli. Lui, Buzzi, non parla, non intende parlare, ma continua a chiedere il patteggiamento, 3 anni e 9 mesi per chiudere i conti con la giustizia. Entrambi, Carminati e Buzzi, non saranno in aula, o meglio vi saranno, ma collegati in video dai rispettivi carceri, Parma e Tolmezzo, provincia di Udine. Ma non ci sono solo Carminati e Buzzi. Davanti al giudice Rossana Iagnello nei prossimi mesi passeranno 44 imputati, tutti coinvolti a diverso titolo nell'inchiesta. Un vero e proprio maxi processo che da lunedì si trasferirà nell'aula bunker di Rebibbia. 130 le udienze programmate da qui al prossimo luglio, più di 70 le testate giornalistiche accreditate. Tra gli imputati presenti l'imprenditore Daniele Pulcini, che nega ogni accusa, e Luca Odevaine, l'ex componente del tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo, che ha ottenuto 2 giorni fa gli arresti domiciliari dopo 11 mesi di carcere. Per lui l'accusa è corruzione aggravata per l'appalto del CARA di Mineo. Parlando oggi in aula si è detto pronto a collaborare con la magistratura per gli errori commessi, ma al tempo stesso nega che Roma sia gestita da un sistema mafioso. A Roma, ha detto, le cose si trascinano. Andiamo a Palermo, dove una suora coraggiosa, Anna Alonso, che si occupa di minori e donne sottratte alla strada e alla mafia in un centro del rione Guadagni, è stata seguita, picchiata e minacciata con un coltello da un gruppo di giovani. Noi l'abbiamo incontrata e sentite che cosa ci ha raccontato. Luigi Ferraiolo. Possono delle donne sole combattere la mafia, dare una speranza a un rione senza voce? È quello che succede alla Guadagna, una piccola enclave del quartiere Oreto, stazione di Palermo, dimenticata da tutti, ma non da 80 donne, spesso mogli di pregiudicati, e da una suora, suora Anna Alonso, delle assistenti sociali missionarie, società di vita apostolica fondata nel dopoguerra dal cardinale Ernesto Ruffini. Il lavoro della suora, che con il centro arcobaleno 3P cura i poveri e le donne oppresse, i bambini che non hanno nulla e gli immigrati, però non va d'accordo con i mafiosi e i violenti che comandano in quella zona di Palermo. Non amano il suo impegno per gli ultimi, dona una speranza a chi non dovrebbe averla, sottrae manovalanza a basso costo, disturba spaccio e affari loschi. Per rubare 2 biciclette... che se me le chiedevano gliele davo, me le regalano per darle ai bambini, quindi non c'era motivo di rubarle. Per rubare 2 bongo, uno stereo, per rubare un biliardino. Il biliardino serviva per i ragazzi, mica per me. Nessuna cosa di questa la regalano a me, la regalano al centro, ed è del centro, ed è dei ragazzi, delle persone che frequentano, delle donne, delle mamme. Suor Anna, fondatrice del centro arcobaleno 3P, ovvero padre Pino Puglisi, che con il beato palermitano lavorò per ben 10 anni, è stata seguita, picchiata e minacciata con un coltello da un gruppo di giovani. L'episodio, avvenuto sabato scorso di sera sotto casa della religiosa in via Oreto, è stato reso noto solo oggi. In questi ultimi mesi la missionaria è stata bersaglio di minacce e intimidazioni da parte dei RAS della Borgata. Anche il centro, che ospita ben 200 minori, è stato più volte oggetto di danneggiamenti. Qui non entra, non so se posso dire, penso che posso dirlo,
non entra né un extracomunitario né la polizia. L'unico aiuto che ho avuto, puntualizza la missionaria, è stato dai detenuti del carcere Pagliarelli che hanno raccolto 3.200 euro per il centro. Mi hanno detto che grazie al mio lavoro forse i loro figli possono avere un futuro diverso. Ora la politica con i nuovi dati dell'Unione Europea e dell'Istat sullo stato di salute della nostra economia. Valutazioni in chiaroscuro che giungono nel pieno della battaglia della legge di stabilità. Augusto Cantelli. Ripresa sempre più autosufficiente, positivo l'impatto del Jobs Act, debito in calo ma anche aumento del deficit e disoccupazione ancora troppo alta, la Commissione Europea vede comunque rosa sul futuro dell'Italia, le previsioni pubblicate oggi disegnano un percorso tutto sommato incoraggiante per la nostra economia. Per il 2015 confermata una crescita dello 0,9%, mentre per il 2016 si arriva all'1,5%, numeri leggermente inferiori alle stime del governo ma superiori a quelle dell'Istat. Da Bruxelles giudizio positivo anche sulla riforma del lavoro per le assunzioni permanenti e il sostegno all'occupazione, anche se quello del lavoro resta ancora un punto debole, troppo alta la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, come sottolinea anche il presidente della BCE Mario Draghi intervenuto all'Università Cattolica di Milano. Disoccupazione troppo alta, rischio di un aumento del deficit con politiche di flessibilità, ma anche immediati nuovi interventi monetari se necessario, la promessa del presidente della BCE. Le valutazioni sullo stato di salute dell'economia arrivano nel pieno della battaglia sulla legge di stabilità in esame al Senato, mentre è disgelo tra regioni e governo sugli interventi alla sanità previsti nella manovra. Domani nel Consiglio dei Ministri potrebbe esserci un decreto ad hoc per le regioni con fondi per garantire la distribuzione dei cosiddetti farmaci salvavita. Ma oggi a far discutere anche un progetto dell'INPS mirato ad aiutare gli over 55 senza lavoro e le fasce più povere, togliendo a chi riceve di più, inclusi parlamentari e sindacalisti. Giorgio Schiavoni. 69 pagine fitte fitte di dati e tabelle. Il presidente dell'INPS Tito Boeri fa sul serio e ora la politica dovrà esprimersi sulla sua proposta che dà ai poveri e toglie ai parlamentari. Per ridurre del 50% la povertà tra le famiglie che annoverano un over 55 con un'integrazione del reddito fino a 500 euro al mese, l'INPS propone di attingere risorse dalle pensioni d'oro. Secondo l'Istituto di Previdenza sarebbe auspicabile recuperare le coperture per gli interventi necessari tra le 250.000 pensioni elevate, inclusi gli oltre 4.000 vitalizi per cariche elettive, e tra i 230.000 nuclei familiari ad alto reddito che ricevono trattamenti assistenziali ingiustificati. Nella sua proposta, che consta di 16 articoli, l'INPS ha incluso anche una modifica alle regole sulle pensioni internazionali, l'unificazione gratuita delle pensioni maturate in regimi diversi e l'equiparazione delle pensioni dei sindacalisti a quelle dei dipendenti pubblici. Nel capitolo dedicato ai vitalizi dei parlamentari c'è l'idea di procedere sin da gennaio a un ricalcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo, oggi applicato a tutti i nuovi lavoratori. Una vera e propria rivoluzione, insomma, destinata a scontrarsi con la formidabile resistenza di Parlamento e sindacato. Inoltre, l'iperattivismo di Boeri potrebbe anche suscitare gelosia nel governo, a partire dal ministro competente in materia previdenziale, Giuliano Poletti. In Germania dall'inizio dell'anno sono arrivati oltre 600.000 profughi. Il nostro inviato Massimiliano Cocchi è andato a vedere se e come sta funzionando la macchina dell'accoglienza. Il sogno tedesco dei rifugiati comincia con l'attesa di un numero su uno schermo. È quello per essere ricevuti negli uffici dei servizi sociali, dove bisogna registrarsi per avere un posto in un centro di accoglienza e presentare la richiesta di asilo. Ma è un'attesa che può durare diverse settimane. Qui siamo a Berlino e le file cominciano quando è ancora notte. Penso che in questo ufficio lavorino troppo poco. Sono tre notti che passo qui senza dormire. C'è gente che arriva a mezzanotte, alle due. La situazione è difficile, ci sono famiglie, bambini, persone malate e dormiamo tutti qui, in strada. Facciamo quello che possiamo, ci dice la portavoce Silvia Kostner. Qui arrivano 1.000 persone al giorno, il personale non è sufficiente. La situazione, spiega, non era così neanche quando sono arrivati i profughi della ex Jugoslavia. La decisione della cancelliera Angela Merkel di spalancare le frontiere ai profughi ha costretto la Germania a fare l'unica cosa di cui forse non è capace, improvvisare. La situazione è collassata, dice Michaela, che fa parte dell'associazione nata per aiutare i profughi nel quartiere Moabit, dove
dovrebbero dichiarare lo stato di emergenza. Tutto quello che vedete qui arriva dalla gente del quartiere. Lo Stato non sta facendo la sua parte. In uno dei quartieri residenziali più esclusivi di Berlino è nato questo centro di container colorati. Lo ha tirato su un'associazione legata alla Chiesa protestante. È costato 6 milioni di euro. Ospitiamo 300 persone e non abbiamo mai avuto problemi con gli abitanti del quartiere. Anzi, sono stati proprio loro i primi ad aiutarci e ancora adesso vengono per portare aiuti e ci supportano. Sono passati 3 mesi dagli applausi per i primi profughi arrivati alla stazione di Monaco e nonostante la generosità dei tedeschi non sia venuta meno, qualcosa è cambiato. Alcuni politici che cominciano anche a dire che sono troppi, dobbiamo fare una cosa, che non vengono più in Germania, e questo ha un effetto anche alla gente, anche se la gente fino adesso è molto aperto di aiutare. Siamo in difficoltà sulla prima accoglienza, ammette Andreas Gemmershaus, delegato all'immigrazione del Land di Berlino, ma non potevamo prevedere questo enorme afflusso. Servono nuovi posti dove alloggiare queste persone e li stiamo creando, ma in questo è fondamentale che il governo federale faccia la sua parte. Ed è il momento del nostro TG Post. Questa sera insieme a Maurizio Dischino andiamo a Pescara a conoscere una bella iniziativa della Caritas diocesana che si rivolge alle famiglie in difficoltà per la crisi economica. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete potete rivedere il nostro telegiornale sul nostro sito tg2000.it e che subito dopo di noi andrà in onda Giuseppe Caporaso con i suoi attenti al lupo. Grazie per averci seguito e rimanete con noi.